Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il webinar dell'Associazione di Project Management e della SUPSI. Il webinar di oggi è Innovation Culture Canvas con la cultura organizzazione a supporto dell'innovazione, dove avremo come nostra gradita donatrice, ormai un'abitudine, se vogliamo, Virna Motta. Vi ricordo anche qual è il nostro prossimo webinar, che sarà per il 6 ottobre, la gestione della qualità nell'ambito del project management con Fabio Savarino. In questo caso dovrebbe essere un evento solamente per i soci dell'associazione. A questo punto cedo direttamente la parola a Virna, ricordo a tutti voi che vi verranno abilitati i microfoni, in modo tale che se alla fine della presentazione volete fare domande, siete liberissimi di farlo semplicemente abilitando il vostro microfono. A questo punto vi auguro buon webinar e cedo la parola direttamente a Diana. Grazie, grazie mille Antonio, buongiorno a tutti, bentrovati. Io sono Virna Motta e vi presento oggi qualche considerazione basata sulla mia esperienza rispetto a come poter portare o supportare, diciamo, la cultura dell'innovazione all'interno dell'organizzazione. Vi presento questo tool che si chiama appunto Innovation Culture Canvas, che si basa su concetti del Canvas, diciamo, normale che siamo abituati a vedere e che ho elaborato io durante appunto questi anni di esperienza. Io ho lavorato per una decina, 12 anni in due grandi aziende del food, quindi Consumer Good, Barilla e Heinz, che ad oggi è Kraft Heinz, e poi ho lavorato un po' in consulenza e adesso recentemente mi sono unita al gruppo di European House Ambrosetti. Questo giusto per darvi un po' di contesto su di me. Allora, volevo partire raccontandovi un po' qual era la mia visione di processo di innovazione che ho schematizzato qui. Si svolge, per come io l'ho potuto leggere in questi anni, su tre grandi macrofasi che sono feeding, planning ed actioning. La parte di feeding, cioè andare a raccogliere per dare appunto cibo al processo di innovazione, andare a raccogliere tutte quelle che sono delle informazioni di contesto esterno che ci fanno capire un po' come andrà il mondo, dove andrà il mondo e quindi come l'azienda può essere propositiva invece che responsive a quella che è appunto la creazione di innovazione di valore. Proprio stamattina stavo guardando un webinar di Ambrosetti insieme a Scott Anthony, che raccontava appunto l'uscita del suo nuovo libro e diceva tutti sono capaci di fare innovazione, l'innovazione è un processo, non è magia e tutti siamo capaci di farlo, basta sistematizzarla. E questa è un po' la filosofia che io ho sposato negli ultimi anni. Quindi feeding del processo di innovazione. Tutte quelle informazioni che ci permettono di farci accendere delle lampadine, perché le lampadine si accendono a tutti, basta essere stimolati nel giusto modo. Informazioni esterne, ma anche, queste sono sempre sottovalutate, informazioni interne, cioè far emergere quella che è la scintilla all'interno dell'azienda, e questo si sposa molto con la cultura. No? Cioè, capire all'interno quali sono le nostre risorse, quali sono le nostre persone che hanno quel guizzo in più, capire quelli che sono i progetti che possiamo far emergere, perché molte volte mi è capitato spesso negli anni di consulenza, le aziende hanno dei progetti, hanno delle competenze e pensano di non averle. C'è il progetto carsico che sta nel cassetto del tale manager che nessuno sa che lo sta portando avanti, quando è altamente sinergico, per esempio, no? Magari con altri che si stanno portando avanti. C'è quella competenza digital, magari latente o nascosta, magari tra i ragazzi più giovani, che non viene fatta emergere, quindi magari si va fuori a cercare qualcosa che effettivamente c'è dentro. Ecco, quindi questa è l'importanza di mappare quella che è la conoscenza interna, l'attitudine interna,
anche all'innovazione. Una volta che abbiamo, diciamo, raccolto tutte queste informazioni, abbiamo cominciato ad avere, ad accendersi delle lampadine, abbiamo cominciato ad unire i puntini e abbiamo intravisto quelli che possono essere i filoni che l'impresa può portare avanti rispetto all'innovazione, ecco che entra in gioco la fase di planning, cioè pianificare una roadmap di innovazione, una roadmap che ha ancora dei titoli, che ha delle aree, che ha così, dei punti anche grigi, volendo, no? Su cui poi andare a lavorare. Ecco, l'importante della roadmap in questo caso è tenerla di medio-lungo periodo, non concentrarsi su cosa succederà domani perché è già troppo tardi, ma pianificare quello che succederà tra 2 anni, 3 anni, 5 anni, fino ad arrivare ai mega piani di 10 anni. Una volta si facevano le roadmap a 10 anni, adesso ovviamente non si può fare più perché da qui a 10 anni sarà cambiato completamente il mondo. Però ecco, cercare di non ragionare sul dopodomani. E da qui accendere nuove lampadine su quella che è la fase di actioning, cioè tirar fuori da quelli che sono i pilastri, i filoni, le macro aree, dei progetti. Quindi portarli, mettere a terra delle pensate, mettere a terra dei minimum value product e quindi trasformarli in progetti. Chi fa cosa, quando e come. Questa parte proprio pura di project management, dell'innovazione. Queste tre macrofasi, che sono cicliche, che si ripetono anche proprio all'interno dell'anno, scandite da momenti magari predefiniti, dipendendo dalla governance che la vostra organizzazione ha rispetto al processo di innovazione, poggiano su due basamenti che sono il managing e il measuring, cioè appunto maneggiare questo processo che deve svolgersi in un contesto culturale accogliente, perché l'innovazione attraversa tutta l'azienda e possiamo dire che non esiste solo l'innovazione di prodotto, ovviamente, ma l'innovazione di processo, l'innovazione di tools, l'introduzione di tools, l'innovazione che porta del saving. Quindi qui parliamo proprio di innovazione in senso lato, che deve essere recepita in un contesto pronto affinché questo avvenga. E tutti devono avere un pensiero strategico, ma non nel senso che tutti devono fare strategia, è giusto che all'interno dell'azienda ognuno abbia il suo ruolo, però ecco, viene chiesto a tutti di essere pronti a pensare al dopodomani, essere pronti e recettivi, ecco, su quello che ci sarà e anche propositivi. E poi la governance, lo essa lì come terza del managing che si accavalla un po' con il measuring. Cioè cercare di governare, di dare veramente le sembianze di un processo a questa che è l'innovazione, perché tutti abbiamo delle buone idee tutti i giorni, però sistematizzare, ecco, il processo affinché ne vengano sempre di più e affinché queste idee vengano davvero poi tramutate in qualcosa che porta valore, perché questa è la definizione di innovazione, fare qualcosa di diverso che porti valore. E sia appunto tutto questo sia governato, quindi non soltanto la parte di misurazione del progetto, sta andando bene, sta andando male, del portafoglio, ma proprio anche quante idee stiamo generando, per esempio, no? Oppure i tempi della roadmap sono rispettati, quante rilavorazioni della roadmap stiamo facendo, ecco, cercare di misurare proprio anche il processo stesso. Ma veniamo al focus di oggi. Io qui vi ho riportato, Wikipedia, la definizione che secondo me caratterizza meglio la cultura. La cultura a me piace tantissimo quando appunto la si associa ovviamente con il verbo giusto, che è il verbo latino colere, cioè coltivare. Perché dà proprio l'idea di qualcosa di non statico. La cultura aziendale può cambiare, deve cambiare in base a quello che succede all'esterno. Vi faccio una nota molto importante perché recentemente ho avuto l'opportunità di poter studiare un po' e di prendere una certificazione ProSci sul change management. Ecco, una cultura per
Il problema di tutti adesso è, abbiamo sempre fatto così, per fare quell'innovazione ci vuole un cambiamento culturale, vero, però questo diventa un alibi, cioè non è che l'azienda deve fare un cambiamento culturale, sono le persone all'interno dell'azienda che devono fare un cambiamento culturale, perché noi siamo l'azienda dove stiamo, cioè l'azienda non è un'entità astratta, è fatta di persone. Persone che per attraversare, diciamo, un certo cambiamento e quindi raggiungere quella che è una cultura magari diversa, devono muoversi insieme, perché il cambio culturale avviene sul singolo, ma tutti i singoli fanno l'azienda. Quindi se anche un solo singolo rimane indietro, diciamo, il quadro finale avrà dei buchi. Questo nel corso di Procea l'hanno chiamato effetto a formaggio svizzero e secondo me rende molto bene l'idea. E il fatto di coltivare le persone da uno stato attuale e guidarle nello stato di transizione affinché ci sia una nuova cultura, se già non c'è, per carità, perché magari nelle vostre aziende già c'è, ecco, questo è il senso vero. La cultura è qualcosa che evolve, che cambia, e che si muove, ma tutti lo devono fare. E quindi ecco, volevo condividere con voi quella che secondo me è la migliore definizione di cultura. Ma entriamo un po' più nel dettaglio. Vi faccio vedere questo tool che ho creato qualche tempo fa e lo uso nelle aziende che hanno, diciamo, questo problema di transizione culturale rispetto a una cultura dell'innovazione e l'ho trovato molto utile. Vi prego poi di, insomma, farmi anche un po' di challenge, di dirmi che cosa ne pensate. Allora, l'ho formalizzato, come vedete sempre l'ingegnerizzazione delle cose, che è un po' nella mia forma mentis, l'ho schematizzato in sei blocchi. Adesso se riesco ad andare avanti vi faccio vedere. Allora, uno è il blocco della leadership, no? Quindi sono sei blocchi che compongono quello che secondo me è la cultura aziendale rispetto all'innovazione. Quindi la leadership, come i leader influenzano l'innovazione attraverso i comportamenti espliciti, ma soprattutto quelli impliciti. Lavorare sulle persone, quindi non soltanto i leader, ma su tutti, cioè andare a vedere quali sono le skills, le attitudini, continuamente stimolarli con un continuous learning. Dare un po' di envisioning, quindi magari non so, creare dei momenti in cui, spero non vi anticipo i micro tools, volevo darvi i concetti generali qui, ma questo per dire che oltre ai leader, per quello che vi raccontavo prima del stato di transizione che deve essere compiuto da tutti, tutte le persone devono avere un ruolo in questo e quindi devono essere curate, tra virgolette. Processi. Come avviene l'innovazione? Qual è il processo che ci sta dietro? Il processo deve essere chiaro affinché tutti lo possano capire. Che sia giusto o sbagliato non è un problema perché il processo si aggiusta, però ecco, deve essere comunicato e deve far parte di quello che è appunto il piano di change management, chiamiamolo così, per fare questa, no, transizione verso una cultura di innovazione diversa. Struttura, qui si intende diciamo struttura anche fisica, no? E temporale, lasciatemi dire, cioè capire se ci sono dei momenti dedicati all'innovazione oppure come se esiste a livello organizzativo un punto in cui l'innovazione trova il suo spazio nell'organigramma. Ci sono diverse correnti di pensiero, dopo vi faccio vedere un esempio di Tim Cook che diceva che se mettiamo un cartello, questo è l'ufficio innovazione, abbiamo già sbagliato tutto perché l'innovazione deve essere diffusa, però ci sta che ci si arrivi per gradi. Appunto la governance, cioè come questo processo viene gestito, se c'è o ci potrebbe essere quella che sono dei rewards magari o delle recognition rispetto appunto il numero di idee generate, piuttosto che, non lo so, lo skills improvement e poi la tecnologia. Quindi volevo spiegare questa cosa anche della tecnologia. Tecnologia in questo caso, ovviamente voi tutti mi potreste obiettare, la tecnologia sta alla base dell'innovazione, sì, vero, ma in questo come dire, processo che vi sto raccontando, in cui io intendo la tecnologia come abilitante.
allo scambio di informazioni, per esempio, o al lavoro interfunzionale, no? Quindi non tanto la parte digital, ma proprio una tecnologia che abilita la cultura, che abilita lo scambio di informazioni. Abbiamo visto tutti i Teams post-Covid, questo era uno schema pre-Covid. Ecco, questo è un esempio di tecnologia abilitante, tutti ok, tutti da remoto, tutti belli, poi casca la linea o Teams non funziona, ecco, e quindi non si poteva supportare, diciamo, questo, non si sarebbe potuto supportare questo cambiamento. Quindi in questo canvas tecnologia è intesa in questo modo. Vediamo velocemente nel dettaglio quelle che sono appunto i concetti principali che stanno dietro questi blocchi. Allora, qui vi ho riportato quello che secondo me è uno schema molto utile quando si fa un'analisi dello stile di leadership all'interno appunto della vostra organizzazione, se avete individuato delle persone che non è detto, ma qui potremmo aprire un dibattito, non è detto che un capo sia un leader e non è detto che un leader sia un capo, ecco. Facciamo finta che possiamo unificare queste due, per un attimo che possiamo unificare queste due figure. Lo stile di leadership, ci sono N trattati su questo, io ho sintetizzato qui, può, diciamo, svilupparsi su sei paradossi, loro li chiamano, sei assi, diciamo. Quindi uno stile più collettivo o più individuale, cioè muovere le masse o andare a punzecchiare la persona, sostegno o confronto. Apprendimento e sviluppo versus le performance, quindi agevolare l'apprendimento di una persona, l'estremo è chiedere il risultato, improvvisazione versus strutturazione, pazienza e velocità, bottom up e top down. Allora, considerando che questi sono due estremi, il leader si muove all'interno e modula modula il suo comportamento su questi assi. Ora, la cosa difficile è capire quando spingere su un asse rispetto a un altro. Quindi nell'utilizzare il canvas, quando individuerete le vostre persone leader, grazie a questo schema potete capire qual è il loro stile di leadership e se è giusto in quel momento storico dell'azienda. Passando al secondo blocco, parlando di persone, le persone appunto devono essere, come detto, sempre al centro, quindi cercare di avere dei percorsi formativi sull'innovazione per dare a loro gli strumenti per capire che l'innovazione è un processo, che tutti la possono fare, quindi fare delle pillole magari formative di teoria, ma poi metterli a lavorare sulla creatività, per esempio, fare delle visite ad altre aziende, organizzare dei tavoli di lavoro, ecco, creare un po' di, come dire, di envisioning anche su quello che si può fare e che le persone sono chiamate a fare e prendere spunto da magari altre situazioni esterne per dare un po' di esempio e un po' di stimoli. Secondo punto, fare magari un lavoro un pochettino più strutturato su quello che dicevo prima, la mappatura delle competenze e delle attitudini. Non tutti devono fare innovazione, per cui è inutile continuamente chiedere così a caso, facciamo tutti, dobbiamo essere più innovativi, ok, ma chi fa le bolle è giusto che faccia bolle, che le faccia bene e che le faccia in modo aperto, con pensiero strategico, perché le bolle vanno in mano poi ad altri, servono capire che cosa sta facendo per farlo meglio, però magari non farà parte del team di Open Innovation, perché magari non ha l'attitudine. Ma va bene così, l'importante è capire quali sono le persone giuste, se le persone giuste sono al posto giusto in base alle loro competenze e in base alle loro attitudini. Sulle competenze si può sicuramente lavorare, sulle attitudini un po' meno, comunque si può sempre, ecco, stimolare le persone. Processi, come abbiamo detto, quindi l'innovazione si parla adesso tantissimo di agile, l'innovazione richiede comunque un processo di sperimentazione per prove ed errori, che può avvenire solamente se c'è un contesto che te lo permette. Quindi, ok, avere un'agilità regolata e
Il fatto di avere questa agilità regolata ti permette di capire dove hai sbagliato e perché hai sbagliato e di non farlo più. Sempre stamattina Scott Atkins raccontava nel suo webinar l'esempio famosissimo del Viagra. Cioè, Pfizer aveva sbagliato a fare Viagra, nasceva per un'altra cosa, aveva capito bene che cosa non sapeva nel testare il farmaco, è andata a testare, il test è stato un fallimento, però ha inventato un altro farmaco di fatto. Anche la tecnologia touch dell'iPad, per esempio, anche Steve Jobs aveva sbagliato, però si è inventato l'iPad perché voleva inventare un'altra cosa, però ha capito dove ha sbagliato. E ha messo su una nuova linea di prodotti, una nuova linea di business da milioni di dollari. Ecco, quindi regolamentare questa sperimentazione che si colloca in un contesto di cultura del fallimento, e qui ritorniamo appunto, no, ai nostri concetti primari del webinar di oggi. Secondo me è fondamentale, nonché molto utile per progredire in quello che è il processo reale di innovazione. Passando al box della struttura, qui vi ho messo un po' di esempi di come un'azienda si può strutturare a livello organizzativo, rispetto all'innovazione. Quindi troviamo qualche suggerimento dalla letteratura, c'è chi ha ovviamente l'innovation department, c'è cioè uno staff dedicato, è presente oggi soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, c'è cioè il responsabile dell'innovazione, quindi un supporto diciamo da persone dedicate a fare innovazione che hanno dei pivot all'interno. Delle funzioni, per esempio, mi viene in mente un esempio di questo: la 2A ha un piccolo team con il responsabile di innovazione che sta un po' fuori, e per ogni BU, chiamiamola così, ha un pivot che raccoglie quelli che sono i need all'interno della BU e li porta in pasto a questo ufficio innovazione, responsabile di innovazione che si avvale di un paio di collaboratori per cercare una soluzione per risolvere il need. Ecco, questo è un sistema un po' troppo incrementale, che genera un po' troppa innovazione incrementale, secondo me, perché risponde a dei bisogni. In realtà l'innovazione dovrebbe anche far succedere il contrario, cioè stimolare, portare qualcosa di nuovo a cui uno magari non ci aveva proprio pensato. E adesso Adua si sta appunto attrezzando per fare anche, per intraprendere anche il flusso contrario, quindi non soltanto dalle BU al responsabile dell'innovazione, ma l'innovazione che stimola le BU affinché possano trovare delle applicazioni nel day by day con soluzioni nuove, ecco, ispirati da soluzioni nuove. Organizzare i processi e i gruppi di lavoro interfunzionali, quindi accendere e spegnere dei gruppi di innovazione rispetto al progetto che si sta facendo. Secondo me un'organizzazione, diciamo, ibrida è quella che funziona meglio. La scelta del modello organizzativo dipende da tantissimi fattori diversi, dagli obiettivi dell'azienda, dalla cultura attuale che c'è in azienda, dalla dimensione, dal momento storico e appunto da che cosa l'azienda vuole fare in quel momento. Se si trova in un momento che deve reagire, per cui lo stile di leadership in questo caso deve essere improntato sull'azione e sul, come dire, seguitemi, si fa così che dobbiamo andare veloci, rispetto magari a un momento storico dove si è, tra virgolette, più rilassati, ci si può permettere di sperimentare una diversa combinazione. Ecco, quello che vi citavo prima, Tim Cook cosa dice? Molte aziende hanno dipartimenti innovazione, questo è sempre un segnale che c'è qualcosa che non va, perché l'innovazione dovrebbe essere appunto diffusa, sì, coordinata magari, no? Da un responsabile, da una figura leader, stimolata, mettere a disposizione i tool, però non, a mio avviso non va relegata. Io vi porto un esempio di Barilla quando lavoravo con loro. Prima avevano fatto il team innovazione, che stava relegato là e nessuno sapeva cosa stesse facendo. Poi l'hanno invece, dopo qualche anno che si sono accorti che insomma
non era quella la strada che volevano intraprendere, hanno cambiato. Io sono rimasta con loro 6 anni abbondanti, hanno cambiato 3 volte la struttura organizzativa a supporto dell'innovazione. Questo per dire che appunto ognuno ha il suo, e anche questo è un esperimento, anche questa è innovazione di fatto, no? Cercare di trovare quella che è la soluzione migliore, e ci sta che si possa fallire anche in questo. Vi dicevo, una struttura che potrebbe essere struttura organizzativa e struttura fisica, cioè collocare l'innovazione in uno spazio barra in un tempo all'interno dell'anno o dell'azienda. Tempo nel senso, ovviamente, non è che questa è la settimana dell'innovazione, facciamo innovazione, no, perché comunque l'innovazione è qualcosa che ovviamente va fatta sempre, ma trovare dei momenti in cui si può discuterne, si può dare un boost, si può fare uno sprint, come si usa a dire adesso, no? E questo nell'arco temporale, oppure mettere su un sistema, un processo affinché ci siano delle portfolio review di innovazione una volta ogni 3 mesi, una volta ogni quarter, una volta ogni 6 mesi. Quindi dare, diciamo, anche visibilità fattiva di qualcosa che sta succedendo agli occhi di tutti. Ancora più facile, ma anche qua un po' così, dare uno spazio all'innovazione, che però va nello stesso discorso di quello che facevamo prima, cioè non è che se facciamo la stanza dell'innovazione, l'innovazione si fa solo lì. Io ho vissuto casi proprio pratici di aziende che hanno fatto stanze per l'innovazione. Ho seguito Pirelli nel fare la sala futura, che era di fatto una sala molto grande, la vedete lì, dove si facevano le riunioni di innovazione. Il comitato di innovazione si trovava lì, vabbè, non solo, si facevano anche altre riunioni, ma la cosa bella di questa sala era che i post-it potevano rimanere attaccati, quindi si usavano per fare i brainstorming, e aveva una materioteca, cioè c'erano raccolte tutte le tipologie di materiali, di gomme, di polimeri, di legno, anche ogni materiale era raccolto lì, e tutti potevano entrare e andare, insomma, a farsi ispirare in questa materioteca. C'erano lavagne dove appunto si poteva scrivere, poi mandarsi la mail con lo schizzo del disegno. Ecco, insomma, era uno spazio, chiamiamolo, multifunzionale. C'era anche un calciopadilla, ecco, dove, insomma, si poteva anche passare, insomma, qualche minuto di svago. La fabbrica dell'innovazione invece di Saipem era sì come dire, uno spazio fisico, però legata a un processo e a un aspetto anche organizzativo, perché all'interno di questa fabbrica dell'innovazione c'erano dei team con una job rotation molto alta, quindi molti passavano di lì, il team non era definito e blindato, ma a turno, insomma, si cercava di ogni 6 mesi, ogni anno, di far ruotare le persone che si dedicavano a progetti di innovazione trasversali. E anche qui la SAR era molto futuristica, aveva le piante, aveva i visori, aveva, insomma, tutte le nuove tecnologie, cercavano di averle lì presenti. Ecco, qua si parla del 2016, ovviamente vedete che, insomma, è passato qualche anno. E un altro esempio virtuoso è sicuramente Geico, che appunto magari conoscete, fa impianti di verniciatura per le auto, e loro è praticamente la loro sede è una grandissima sala dell'innovazione. Proprio tutta la sede è concepita così, come le sale che vi ho raccontato di Saipem e di Pirelli. Ecco, questo per agevolare un po' anche il pensiero creativo. Questo è il 2017, ve lo porto come esempio perché secondo me è interessante. È il brief che Enel, quindi l'amico Ernesto Ciorra, ha dato all'agenzia creativa per progettare lo spazio innovazione in Enel X. Quindi, che cosa bisognava fare in questa sala? Ci dovrebbe essere uno spazio per le attività di workshop e brainstorming, di prototyping, quindi attività creative manuali,
per avere degli esempi di best practice e knowledge sharing, per cui delle library, come se fosse una grande biblioteca, avere tutti i testi possibili, ma anche delle library virtuali, ovviamente. Uno spazio appunto, organizzato in cui si potesse fare, anche se potessero fare delle presentazioni, dei pitch. E ovviamente degli eventi. Quindi questo qui era il brief nel 2017 per fare lo spazio, per costruire fisicamente lo spazio innovazione di Enel. Passiamo al blocco della governance. Cosa vuol dire governance in questo caso? Cioè distribuire diritti e responsabilità fra gli attori. Recentemente ho avuto la possibilità di rivedere, anzi, di rivedere, di fare, di formalizzare il processo innovazione digitale di una Big Pharma, e quindi l'abbiamo fatto da capo. Quindi abbiamo disegnato il processo e abbiamo distribuito diritti e responsabilità agli attori e quindi le abbiamo dato quelle che sono le linee di condotta per poter collaborare tra di loro, perché ovviamente anche qui il processo digital, quindi più snello e tutto ovviamente quello che è lo sviluppo di un farmaco, però le cinque fasi classiche, chiamiamole così, avevano magari un responsabile diverso, oppure cercare di capire fin dove arrivava uno, dove doveva prendere in mano l'altro, il topic, tutto in un modo armonioso affinché non succedesse la classica cosa, no? Io arrivo fino a qui e dopo ti arrangi tu. Cioè, quindi non è più affar mio, no? Quindi cercare di creare una governance che sia, come dire, coordinata, ecco, perché ciò che faccio io, ecco, il mio lavoro dipende da quello degli altri e a valle, diciamo, ciò che faccio io ricade sull'attore, diciamo, che viene dopo di me. Parlando di scusate, di tecnologia come fattore abilitante, la tecnologia supporta tutti gli altri blocchi, no? Che abbiamo visto fino adesso. Quindi io qui la intendo in questo modo, quindi intranet aziendali, repository, mezzi di comunicazione adeguati per lo smart working, per esempio, gli spazi dedicati, l'e-learning, tutorial, ecco, tutto quello che supporta la possibilità di essere più, come dire, collaborativi, snelli, proattivi, io lo intendo in questo caso nel Canvas come tecnologia, come fattore abilitante. Una veloce tip su come poter utilizzare l'Innovation Culture Canvas: fare una fotografia rispetto a questi sei blocchi della situazione attuale, mettere in chiaro i punti di forza e di debolezza. In questa fase chiamiamola di ESIS. Di solito poi faccio fare un workshop affinché tutti i diversi attori possano disegnare la loro vision, cioè definire il to be, come questi blocchi si devono evolvere e dove devono arrivare. Ovviamente devono, come dire, trovarsi coordinati poi nella vision, no? E questo ci aiuta la fase 3, cioè progettare il percorso che va dalla SIS al 2B, quindi per ognuno dei box elencare tutte quelle che sono le azioni, le priorità e le risorse da mettere in campo per poter arrivare a quello che è il 2B. È ovvio che uno strumento del genere acquista ancora più valore se usato in modo trasversale e interfunzionale. I box, come avete visto, sono abbastanza sinergici e connessi tra di loro, quindi il lavoro che viene fatto in un box ricade sicuramente in uno, se non in tutti gli altri, in alcuni insomma degli altri. Quindi bisogna lavorarlo insieme il canvas. Ecco, questo è un esempio di ESIS, di una media azienda italiana che l'ha fatto qualche tempo fa. Ha chiamato insomma i diversi attori per le diverse funzioni e hanno provato con una sessione di brainstorming e di scambio tra di loro. Ecco che loro mi hanno ritornato che è stato molto utile anche per parlare di queste cose, creare questo, cioè lavorare su questo canvas anche per creare l'occasione, insomma, per parlare di queste cose in modo interfunzionale, non relegare solamente all'HR, che l'HR non conosce effettivamente tutti i modi di lavorare, tutti i processi interni. Ecco, qui
l'esercizio era partito dall'R&D e dal PMO. Quindi allora loro hanno guardato alla leadership e si sono accorti che il leader stava troppo in alto, troppo distaccato e quindi diventava di fatto un no leader. I lavori venivano ostacolati, bloccati, c'erano perdite di tempo. In modo positivo hanno rilevato una sana competizione nel team, anche se c'era diffidenza, scusate, rapporti difficili extra team, quindi intra team, R&D e PMO molto bene, al di fuori no. Si faceva formazione continua, c'era un background multidisciplinare, c'era proattività. Ecco, loro hanno sviscerato, adesso non stiamo a leggerli tutti, hanno sviscerato per ognuno dei box quella che era la situazione attuale. Questo è successo, lo vedete lì, nell'aprile 2020. E poi hanno fatto un ulteriore esercizio che era quello di individuare quello che poteva essere il TP. Per cui anche qua, senza andare nel dettaglio, hanno, per esempio, prendendo la leadership, volevano arrivare ad avere un leader riconosciuto e presente nel day by day, un leader che dia direzione e priorità, e una leadership, per esempio, inclusiva sulle persone. Hanno mantenuto ovviamente e supportato, volevano supportare quelli che erano i punti di forza, aggiungendo per esempio la cultura della diversity e contatti aperti con il resto dell'azienda. Ecco, questi qui diciamo sono gli obiettivi a cui volevano tendere. Per cui che cosa si è pensato di fare come primo step? Ecco, qui adesso, ma ovviamente non ve lo potevo fare vedere, ci sarebbe un terzo canvas dove appunto in ognuno dei blocchi ci sono le azioni passo passo da prendere per raggiungere questi obiettivi. Comunque loro come primo step, perché poi hanno ragionato su una roadmap, perché ovviamente non si poteva fare tutto subito, come primo step hanno fatto una community interna e esterna sui temi del settore, quindi contenuti scaricabili e postabili. Loro avevano di fatto un problema, un focus su quella che era l'informazione a supporto dell'innovazione, anche qua di envisioning, quindi interventi di esperti su argomenti di interesse, casi di studio, best practice, tavoli di lavoro. Quindi loro sono partiti con la creazione di questa community, supportata da una parte di intranet aziendale, come primo passo, insomma, per il cambiamento. Quindi vi do qualche così ispirazione su ognuno dei box che abbiamo visto fino adesso. La leadership, non so se avete mai letto Linda Hill, Il genio collettivo. Come leader, il tuo compito nell'innovazione è quello di allestire il palco, no, non di usarlo per esibirti. Ecco, quindi l'uso di tutti questi tool, tipo l'Innovation Culture Canvas, va in questa direzione, no? Di permettere alle persone di crescere. Un'altra citazione sul blocco delle persone: in una onesta ricerca della conoscenza, molto spesso devi rispettare i tempi dell'ignoranza. Ecco. Quindi accompagnare le persone, avere la sensibilità di non dire ok, ho già fatto il training, buono, adesso puoi andare, sei da solo, ciao. Cioè, no, cercare di accompagnarli e rispettare i tempi di ognuno, capendo quelli che sono i suoi punti di forza e i punti di debolezza. Processi, questo è bellissimo. Le regole sono un buon inizio, infrangile quando necessario, ok? Giusto, è giusto avere una guida, occhio a fare come gli americani che non vanno neanche in bagno se non è scritto sulla procedura. Ecco, quindi giusto per dire, non ingessiamoci, cerchiamo di capire qual è il problema, ma seguiamo un processo, altrimenti è un'anarchia. Struttura, tutti i modelli sono sbagliati, alcuni sono utili, ecco, vorrei che vi rimanesse questa situazione. E io ho aggiunto una mia, che non esiste il modello organizzativo corretto, per fare innovazione esiste quello adatto. Ecco, bisogna solo avere un po' di sensibilità per capire se qualcosa non sta funzionando, ammetterlo e cambiarlo. La governance: se il cambiamento è difficile, tu rendilo continuo, così la gente non se ne accorge. Cioè, creare qualcosa di disruptive, oggi è nero, domani è bianco, crea destabilizza, diciamo, tutti quanti. Se invece lo fai graduale, la gente le porti dal nero al grigio al bianco e quasi quasi non se ne accorta. Tant'è che appunto in questo senso è possibile che l'unico talento richiesto ai manager sia quello di creare e gestire la cultura dell'innovazione, tra parentesi, ma non solo, in azienda. Questo
Questo è un punto un po' particolare, io ho avuto a che fare con tanti director, con tanti manager che restavano ancora purtroppo molto operativi. Come abbiamo detto, non tutti hanno, chiamiamola capacità, che comunque abbiamo detto che si allena, di essere leader, ma ecco. L'attenzione alle persone, l'attenzione a cosa sta succedendo in azienda, staccarsi un po' dall'operatività e creare un team che sia un po', tra virgolette, autonomo, no? Che venga solo a chiedere quando, chiedere consiglio, faccio così o faccio così, no? Dimmi cosa devo fare. Dipendendo ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, dalla situazione storica dell'azienda, se c'è bisogno di un stile più direttivo perché bisogna prendere delle decisioni più velocemente, perché siamo in un momento storico così, ok. Però ecco, secondo me il ruolo del manager deve essere sempre di più un ruolo del leader e del mentor, oltre che dello sponsor delle cose che si stanno facendo. Tecnologia, come abbiamo detto, considerando la tecnologia come abilitante, il vero problema da risolvere non è tanto se le macchine siano capaci di pensare, quanto se gli uomini continueranno a farlo. Ecco, questo per dire che comunque tecnologia abilita, ma non si sostituisce. Ok, quindi giusto velocissimamente per concludere, abbiamo detto che l'innovazione è un processo, abbiamo visto alcuni concetti base affinché questa possa proliferare una cultura dell'innovazione in azienda. Così vi ho proposto questo tool per quantomeno fotografare qual è la situazione attuale di dove vi trovate. Spero che sia, insomma, sia stato utile. Io avrei anche terminato, però oggi spero di non essere stata troppo veloce, ma di essere stata chiara. Per cui adesso se abbiamo qualche così commento, se avete qualche commento, qualche domanda, qualche curiosità o anche se siete contrari, tra virgolette, rispetto a quello che vi ho raccontato stamattina, assolutamente sono qua. Ditemi tutto. Volete scrivere nella chat, magari, o so che avete aperto i microfoni, per cui se qualcuno, ma se la sente, ha qualche così dubbio o mi vuole dire la sua su quello che vi ho raccontato. Comunque qui trovate i miei riferimenti, nel caso se qualcuno, insomma, vi venisse in mente qualcos'altro, mi potete scrivere, non c'è nessun problema. Però sono curiosa di capire che cosa ne pensate, insomma, di questo tool. Ok, allora vuol dire che sono stata super chiara, siete tutti d'accordo. Molto bene, allora io vi saluto, vi ringrazio e probabilmente per chi ha piacere ci vedremo ancora nei prossimi webinar della SUPSI. Grazie mille a tutti e buon pomeriggio.